Bene, mi sono appena svegliato e tra pochissime ore avrò l'esame orale di maturità. Ok. Andiamo per l'ultima volta in vita mia a scuola. Eccoci. Ah. Lui è maturo. Signori, è finita. È finita. È finita. Chi è maturo, Mello? Noi siamo maturi? Siamo maturi. Anche Ricky in realtà. Anche lui è maturo. Ma adesso tutti maturi. Enrico Fermi, Arona, è stato bello, addio. Dove andiamo? I'm back! Finanziamo l'economia capitalista. In tutto ciò io ho ancora l'albero di Natale che avevamo portato a scuola, che ho recuperato ed è in macchina. Direi che è giunto il momento un po' di spiegarvi cosa succederà d'ora in avanti sul canale. Allora, adesso è finita la scuola, sono finalmente maturo. Teoricamente questo dovrebbe essere l'inizio della mia vera vita da uomo. Così dovrebbe essere. Quindi cosa ho pensato? Ho pensato di rendervi più partecipi di questa mia vita, di questo mio percorso. Questo qui sarà il primo di, spero, tanti video. E l'idea è quella di riprendere fondamentalmente quello che faccio tutto il giorno. Non cambierà molto da prima, però l'idea è quella di portarvi appunto un video al giorno su quello che faccio e vedere cosa succede. Sarà una sorta di daily vlog, lo chiameremo daily yaki o daily non so che cosa. Adesso devo andare a sinistra per arrivare a casa mia. E niente, veramente a me piacciono un sacco questi video dove ho un rapporto proprio diretto con voi, vi porto con voi in quello che faccio, vi mostro quello che faccio. E quindi spero che possano piacere anche a voi, vediamo cosa succederà. E in tutto ciò, adesso che sono libero dalla scuola, posso permettermi di fare un sacco di cose super mega interessanti. Ho già qualcosa che ho un po' programmato. Vi giuro che arriveranno dei video quest'estate e poi successivamente a settembre spettacolari. Oltretutto, essendo che ho finito il liceo, sarà divertente anche vedere cosa succede dopo, tra università, eventualmente andare a vivere da solo. Sarà divertente, si spera, e spero che sarete con me in questo viaggio. Vediamo cosa succede. Ora come ora vogliamo solamente arrivare a casa, anche perché con sta camicia e pantaloni lunghi e così sto morendo di caldo. Bene, casa dolce casa, c'è un attimo disordine degli studi. Ci sono anche dei vari pacchi che andremo ad aprire. Volevo aprire solamente questo molto molto velocemente. Tac. Allora, sta roba l'ho comprata su Amazon, costava tipo 10 euro. Sono 8 cosi di questi qui e sono tipo la cosa più stupida del mondo. Una roba del genere. E fate finta di essere tipo tatuati. Yo, raga, hey, hey. Ci sta. Ce ne sono di vari tipi. E niente, volevo semplicemente provarli. Gli altri pacchi invece li andremo ad aprire, credo, domani, perché ci sono delle cose molto interessanti. Do una riordinata veloce e ci vediamo dopo. Ragazzi, credo di aver fatto la cosa più stupida della mia vita con dei fogli. Ce ne sono avanzati ancora un po'. Li ho tipo appena lanciati tutti dalla finestra per fare una storia su Instagram. E adesso lanciamo anche questi ultimi. Ok, ora devo riordinare tutto. Bravo Yaki, è stata una bellissima idea. Se missione impossibile è terminata, questi qui sarebbero tipo tutti i miei appunti della maturità. Potrei farci tipo un libro. E niente, la situazione è un attimo tragica. Quindi, visto che con riordinare siamo in alto mare, vado a farmi un giro in bici, porto solo il telefono, quindi ci vediamo dopo. Giro in bici fatto, su riordinare ci stiamo lavorando e notiziona, ho deciso che domani parto per un posto molto interessante, mare, diciamo. Sembrava impossibile, ma abbiamo riordinato la camera, ho anche preparato già la roba da mettere in valigia. Quindi, per una serie di ragioni, dobbiamo concludere questa giornata con questo unboxing. Allora, iniziamo da questo pacco. Ok, cose inutili. E sono degli occhiali molto particolari che andremo a vedere poi. Dopodiché abbiamo questo pacco da Amazon che contiene un po' di roba. Ce la manda AOK, OK, non so mai come si dice. E sono delle cose super mega interessanti, a parte cavetti vari, un case per un hard disk, una lampada da scrivania, questa qui è bellissima perché c'è anche tipo la base con la ricarica. E questo coso qui, che è un coso tipo per attaccare un sacco di USB e quindi non avere nessun problema di non aver spazio dove ricaricare delle cose, che per me che devo sempre ricaricare droni, cose, telefoni, iPad, computer, è sempre un casino. Quindi tutte queste cose ci saranno utili principalmente per la postazione e le
le vedrete quindi nei prossimi video. Detto questo, 1, 2, 3 e voilà, pronta. E qui abbiamo anche le cose tecnologiche, quindi domani ci aspetta un lungo viaggio. Per il momento quindi buonanotte, mi raccomando, ci vediamo ogni giorno a mezzogiorno. Sembro quasi serio.